Caspita, alle 7 è già giorno adesso. Che bello, le giornate si stanno veramente velocizzando in maniera incredibile. Ora è 7:00 e c'è già luce. Ricordo qualche mese fa, quando alle 7:40 iniziava forse ad albeggiare, quindi a distanza di, boh, saranno forse 2 mesi. 2 mesi e mezzo forse si è velocizzato in maniera mostruosa. Bene, molto bene. Fantastico, questo vuol dire che mi alzerò prima. Uscirò prima più che mi alzerò prima. Buongiorno. Disciplina, ragazzi. Disciplina, routine. Noia. Hi. Abbiamo anche uno spettatore internazionale qui. It's 7 a.m. here and I'm going to have a walk and then run and could be a swim. Have a nice day. Bene, torniamo a noi. Dopo aver salutato i nostri ospiti internazionali, ritorniamo a parlare della disciplina e della routine. Perché c'è un concetto che è controintuitivo, un concetto che è esattamente l'opposto di quello che comunemente le persone credono. E cioè che disciplina uguale noia, uguale rottura di scatole, uguale che cosa, ma che schifo, io non voglio essere obbligato, eccetera, eccetera. Tutte quelle barbosità che uno può immaginarsi dalla parola disciplina. Difatti, quando... Ciao Luisella. Ogni tanto, quando tu parli di disciplina con qualcuno, questo qualcuno ti dice: oddio, per carità, no, no, no. E vedi già che subito, immediatamente, si irrigidisce e ti dice: no, no, ma io non voglio. Di solito è: ma io non voglio. Io non voglio essere costretto, io non voglio sentirmi costretto, io non voglio sentirmi obbligato a fare qualcosa che non voglio fare. Ma se stai pensando di farla, probabilmente un motivo ci sarà. Magari il motivo è che sì, è vero che non hai voglia di farlo, ma è anche vero che sì, questa cosa sai che ti farebbe bene farla. Ma la disciplina è oltre, è dopo questo. La disciplina è cominciare a farla e portarla avanti, e andare avanti, che non è per niente facile. Come tutte le cose, soprattutto le cose che non siamo abitudinari a fare, quindi che non abbiamo sviluppato l'abitudine a farle, quindi non ci abbiamo messo sopra il cappello dell'abitudine. È sempre difficile all'inizio, ma sono quelle cose che poi alla lunga, passo dopo passo, ti fanno arrivare a destinazione. La destinazione è raggiungere l'obiettivo che ti eri prefisso, raggiungere quel magari livello di benessere o quel magari quell'abilità, quella skill, come direbbero in inglese, che non avevi. Adesso, visto che ci sei, Luisella, in diretta, mi viene da pensare alla meditazione, per esempio. Meditazione che magari sai, facevo una volta ogni tanto, e poi invece ho deciso di sfidare me stesso e dire: bene, dai, lo puoi fare ogni giorno, lo puoi fare ogni giorno perché sai che ti fa bene ogni giorno. E prendi un impegno con te stesso, prendi un impegno con te stesso e con la tua salute.
La tua salute mentale in quel caso, la tua salute relazionale, la tua salute in realtà anche psicofisica, perché allenando quotidianamente la meditazione, in realtà non stai solo allenando il muscolo della meditazione, quindi allenando la focalizzazione, allenando la concentrazione, ma stai allenando la disciplina, stai allenando una cosa che è l'elemento cruciale, è la base di tutto, è la pietra filosofale per raggiungere qualsiasi tipo di risultato nella vita, la disciplina. Essere disciplinato è prestare fede in maniera costante, consapevole e continuativa ai tuoi propositi. Ai tuoi propositi per star meglio te, a proposito di avere una vita migliore, a proposito di avere delle relazioni migliori, a proposito di raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo che tu possa volere. E invece, parlando di disciplina, le altre persone, magari chi non è avvezzo alla disciplina e chi magari solitamente fluttua, diciamo così, fluttua fra il lassismo, la permissività, fra i vizi vari ed eventuali, fra il sono troppo grasso, il devo smettere di fumare, il mangio troppo, il guardo troppa TV, ma io questo non lo so fare, ma io quello non lo so dire, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, ahimè, siamo esseri umani, abbiamo le nostre debolezze, come tutti, c'è chi ne ha di più e chi invece combatte per superare se stesso, superare i propri limiti, diventare oggi meglio di quello che era ieri. Però per farlo serve la disciplina. E la cosa interessante e contemporaneamente anche buffa, eccolo signori, sta spuntando. Tra l'altro, cavolo, mi spiace non poter fare una foto, ma spero che si veda perché è uno spettacolo meraviglioso. C'è queste nuvole qui. Sono bellissime, stupende, una meraviglia. Guarda che bellezza. E tornando a noi, quindi la disciplina è la capacità di prendere la tua forza di volontà, cioè afferrare la forza di volontà, imprimerci dentro dell'energia, della motivazione, perché la motivazione è un'energia esplosiva, ma la forza di volontà è quello che continua a far muovere la macchina. Quindi la forza di volontà ti serve per tenere duro, per non mollare, per andare avanti, per continuare. E la presenza mentale ti serve per ricordarti questa cosa, per ricordarti di stare lì, di ricostare sul pezzo, per ricordarti che quella cosa è importante per te, per ricordarti che lo stai facendo per un motivo, hai cominciato a farlo per un motivo e ne stai già traendo giovamento, traendo beneficio, perché se ti fermi un attimo lo vedi subito, immediatamente. E quindi la disciplina è riuscire a organizzarti mentalmente, fisicamente, a livello di abitudine e portare avanti il tuo proposito in maniera decisa, in maniera irremovibile, se vuoi. Cioè riuscire a
non uscire dalla carreggiata, riuscire ad andare avanti nonostante tutto, riuscire a non fermarti nonostante tutto, ogni giorno, ogni momento, un passo in più, avanti, sempre avanti. E quella è la disciplina, è quella capacità di poter dire, però, attenzione, e qui sembra il controsenso, nella disciplina io vedo la libertà di scegliere, perché se non ci fosse la gabbia, non ci sarebbe la libertà. Se non ci fosse una se vuoi costrizione, lo faccio io, è una costrizione consapevole, sono io stesso che costringo me a fare quel tipo di operazione, di azione, di avere quel tipo di atteggiamento in sostanza. E essendo io consapevolmente l'attore e il decisore in prima persona, sono io che mi obbligo, ma sono io che contemporaneamente posso decidere di non farlo, perché so che posso farlo. Cioè, il discorso è, per portare avanti un'azione continuativa nel tempo ci vuole determinazione, costanza, eccetera eccetera. Riassumiamo il tutto nella parola disciplina. Meditare ogni giorno, nel nostro caso Luisella, è farlo magari più o meno alla stessa ora, magari più o meno nelle stesse modalità, e ogni tanto, magari se ci va, inserire una variante. E questo va benissimo. Però non è una cosa da tutti poterlo fare. Cioè non è una cosa da tutti avere la capacità di prestare fede a questo proposito e farlo ogni giorno, nonostante tutto. E farlo nello stesso modo, nonostante tutto. E accorgerti che magari, che palle oggi, però poi lo fai e dici, ho fatto bene a farlo. Perché, nonostante tutto, era proprio quello che ti serviva a fare. Ma dall'altra parte, avere questa capacità di non mollare, di riuscire sempre a portarlo avanti, un passo alla volta, sempre in avanti, ti dà anche la capacità e la facoltà di dire una volta quel giorno, oggi non lo faccio, oggi non lo faccio. Cioè oggi ho deciso consapevolmente che non lo farò. No, oggi no. K.O. Non si fa. E questo è... Dovrei fare un girissimo. No, faccio il giro così, aspetta. Op, op. E questo è il massimo della libertà, perché se ci pensi, il 99% delle persone vive di scuse, giustificazioni, procrastinazione. Cioè, sì, lo faccio domani, la dieta, sì, la inizio lunedì. Io non sono abbastanza alto, non sono abbastanza bravo, non sono abbastanza questo, non sono abbastanza quello. Quindi tutti vivono nel trovare una scusa e una giustificazione al perché non fare una certa cosa. Semplicemente questo, perché è normale, è l'essere umano che lo fa. Ma avere la possibilità di dire, io so che posso fare tranquillamente, perfettamente, e questa cosa lo dimostro con i fatti, è così, ti dà una marcia in più, ti dà una marcia in più, ti dà una libertà in più, la libertà di poter dire io lo so, lo faccio, perché ne ho la dimostrazione provata, e oggi decido che consapevolmente non lo faccio. Dall'altra parte, una persona che non ha sviluppato la disciplina, non ha sviluppato la forza di volontà e la determinazione, non è in grado di dire mi alzo anche oggi, perché non ce la fa, piuttosto direbbe
No, vabbè, dai, oggi sto a letto. Eh sì, ma anche domani, anche ieri, anche l'altro ieri. Vabbè, dai, però sono stanco, però ho dormito poco, Però così, però cos'ha? Ciao Paola. E questa non è la libertà. Questa non è la libertà, è esattamente l'opposto. Cioè, il fatto di dire, ah, mi voglio assolutamente sentire libero di fare quello che mi pare quando mi pare, non è assolutamente la libertà, è l'esatto opposto. Sei schiavo delle tue scuse, sei schiavo dei tuoi comportamenti non utili, sei schiavo delle giustificazioni, sei schiavo della mentele e molto probabilmente sei anche lì a bla 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 a parlare del nulla, di cose che tutto sommato non ti portano niente, né ti arricchiscono, né ti portano via. Probabilmente l'unica cosa che ti portano via è il tuo tempo. Inutile tempo a parlare di quelle cose stesse. Ma essere dentro a quel meccanismo subdolo e fasullo che ti fa scambiare la libertà con scuse, giustificazioni, ogni giorno cambiare idea, ogni giorno cambiare il tuo modo di pensare, comportarti, relazionarti in base a quello che ti fa più comodo, perché è una questione di comodo, è solo una questione di comodo. Ti fa comodo quello? Allora oggi va così. Ti fa comodo l'altro? E allora domani va cos'ha? Cioè ogni giorno cambia la musica. Perché sei una bandierola al vento, perché non riesci a controllare te stesso. Chi era Socrate? Conosci te stesso, era Socrate che lo diceva? O era Platone? Non ricordo. Conosci te stesso, diceva. Conosci te stesso perché? Conosci i tuoi limiti. Mettiti, confrontati con i tuoi limiti. Io sono arrivato qui in spiaggia, mi farò. Allora, intanto andiamo a assaggiare l'acqua, vediamo com'è. C'ho anche il costume. Non so se faccio il bagno. Il problema è qui fuori, non è lì dentro, caspita. Qui fuori è veramente fresco. Vedi la scusa? Non dovrei neanche pensarci, dovrei buttarmici dentro e basta. È così che funziona la scusa, no? Però nella scusa io il mio bagno, eccola qua. Eccola qui. Oh, ma lo sai Paola che questo termine lo capiscono solo in Sardegna e solo i sardi. Non lo capisce nessuno al di fuori della Sardegna. Comunque sì. Eccola qui. Forse lì è più bassa, posso giocare a fare Gesù, aspetta. Vediamo. Credo che probabilmente. C'è addirittura della sabbia rossa qui, guarda, pazzesco. Bene, io direi che abbiamo detto tutto sulla disciplina, sulla routine, sulla libertà in realtà e sulla noia, perché dipende tutto dal perché, dipende tutto dal motivo per cui lo fai alla fine. Cioè se il motivo è grande, non c'è scusa che tenga, lo fai e basta, lo fai e punto. Non c'è ma se sì, so, su, non ce n'è. E la libertà è tutto lì, la libertà è riuscire e poterlo fare sempre, poterlo fare senza dover inciampare nelle scuse, senza doverti giustificare.
sempre, punto, determinato. Determinato e lo fai. E lo fai per te. Lo fai per crescere, lo fai per diventare una persona migliore, lo fai per qualche motivo che solo tu sai e che ce l'hai dentro. E mantieni fede alla tua parola e continui a farlo. Continui a farlo nonostante tutto, continui a farlo nonostante il freddo, continui a farlo. Continui a farlo e basta, punto. Continui a farlo e basta. Ciao Mario. Continui a farlo e basta, fine. E te ne freghi di tutto il resto. Te ne freghi di tutto il resto perché non importa tutto il resto. Lo fai e basta. E quando entri in quella modalità in cui farlo è diventata l'abitudine, farlo è diventata la normalità, farlo sei diventato tu, allora a quel punto sei perfettamente in controllo e totalmente libero di poter dire oggi non lo faccio. Oggi non lo faccio e magari forse ti senti anche un briciolo in colpa perché non lo stai facendo. Perché tu sei diventato quella cosa, sei diventato quell'abitudine, sei diventato quel modo di fare, di pensare, di agire. Perché sei tu, ce l'hai interiorizzato. Ce l'hai interiorizzato e... ed è la disciplina che ti aiuta ad arrivare a quel punto. È la disciplina, la costanza, la determinazione, il non mollare, il continuare ad andare avanti nonostante tutto, il continuare a spingere nonostante tutto, il continuare a saltare nonostante tutto, a correre nonostante tutto e non mollare e sviluppare quel muscolo. Sviluppare quel muscolo lì, poco alla volta, ogni giorno, costantemente. Io per dire mi metto le sveglie, io faccio questo, io mi metto le sveglie, ciao Elena, io mi metto le sveglie, grazie alle sveglie io so che posso fare quella cosa, devo fare quella cosa che l'ho deciso io che la devo fare. Cioè non è che mi obbligano a farla, mi obbligo io a farla. E un altro modo molto utile per obbligarsi a farla è dirlo a te. È dirlo a te. E dirti, guarda, mi farò il bagno. Mi farò il bagno in mare. Lo sto già facendo il bagno in realtà, perché guarda, sto facendo il bagno. Tecnicamente sto facendo il bagno, sono dentro coi piedi. È fredda, eh. È bella fredda. Sto tenendo fede al mio proposito. Il martedì e il giovedì io faccio il bagno. Eccolo qua. Tecnicamente sto facendo il bagno. Non sto facendo una nuotata, ma sto facendo il bagno. E dirlo a voi, a te che guardi, è un altro modo per tener fede, per prestar fede ai tuoi propositi. Il mercoledì, il lunedì, il venerdì io mi alleno e per prestar fede a tal proposito, dopo che mi sono allenato, io posto nelle storie la schermata dell'allenamento. È parziale, una schermata dell'allenamento. Perché? Per fare il figo? Beh, penso che più di qualcuno pensi che lo faccio per fare il figo. In realtà non me ne frega niente di fare il figo, ma lo faccio perché ho deciso di farlo, perché te lo dico in continuazione che in quei giorni io lo faccio e lo dimostro postandolo. La dimostrazione che l'ho fatto è che lo posto, cioè non è che lo dico, te lo faccio vedere. Il fatto che sono qui e sono dentro l'acqua fino alle caviglie, nonostante sia febbraio e faccia un cazzo di freddo e l'acqua sia gelata, perché è fredda gelata, e te lo faccio vedere, non è dirlo, è farlo e te lo faccio vedere. E quello è un altro modo per prestare fede ai tuoi propositi, farlo vedere alle persone che hai intorno, perché le persone
non fanno le cose se gliele dici, fanno solo le cose se gliele mostri. E se tu gli fai vedere che si può fare, probabilmente qualcun altro deciderà che si può fare. E lo dimostri con l'esempio. Lo dimostri con l'esempio. È il modo migliore, è il modo più sano, è il modo, se ci pensi, con cui i bambini imparano le cose. E noi siamo sempre un po' bambini. Noi impariamo le cose osservandole. Vediamo i nostri genitori comportarsi in un modo e noi impariamo a comportarci in quel modo. Viviamo una vita a contatto con delle persone che hanno un certo tipo di atteggiamento e noi, a nostra volta, sviluppiamo un atteggiamento simile, spesso uguale. Quindi per quello bisogna stare molto attenti alle persone che si frequentano. Perché le persone che si frequentano ti condizionano in maniera incredibile nel modo di pensare, nel modo di agire, nel modo di parlare, eccetera, eccetera. E questo è davvero, è bellissimo, ma è anche terrificante, perché noi molto spesso, in maniera molto superficiale, frequentiamo delle persone di merda, e lo sai, ci sono delle persone che non meriterebbero niente e delle persone che meriterebbero molto, gli diamo troppo poco. E molto spesso noi non, come dire, siamo un po' troppo distratti e concediamo troppo a chi non dovrebbe averlo e troppo poco invece a chi dovrebbe averne. E quindi dobbiamo ricalibrare questa cosa, perché il vero valore nella vita di ogni giorno te lo danno quelle benedette persone per cui vale la pena di combattere, per cui vale la pena di ogni giorno cercare di diventare una persona migliore di quello che eri ieri. E ci sono quelle persone, e non sto parlando necessariamente di la tua famiglia, il tuo figlio o cose del genere, sto parlando anche delle persone che frequenti, di cui amici. Tutto qui. Quindi disciplina è la chiave della libertà, perché solo se possiedi e se sviluppi la disciplina puoi davvero sentirti libero di dire I quit today, oggi non lo faccio. Lunedì sono rimasto a letto, non mi sono alzato. Mi sono sentito un po' in colpa, devo dire la verità, però poi Alessandra mi ha detto amore, ma è salutare che ogni tanto, tanto non lo fai mai, ma ogni tanto tu non lo faccia. Gli ho detto sì, lo so perfettamente che è salutare non farlo sempre, ma decidere magari che ne so, una volta al mese hai il jolly da giocarti, ma una però, o una volta ogni 2 mesi. Una volta ogni quando cavolo è. Lo decidi tu però, sono le regole del gioco. Sono le regole del gioco, le decidi tu. Io adesso devo dire la verità. Quest'acqua è molto invitante. Non è così fredda, ghiacciata come immaginavo. Si sta anche discretamente bene. Il problema è qui fuori che fa un cacchio di freddo. Allora io penso questo. Adesso no, ma prima di pranzo, ragazzi pronti che vengo a farmi un bagnetto. Adesso la giornata inizia, mi faccio una bella corsa fino a casa, mi asciugo le zampe. Poi ieri era la giornata mondiale del gatto, la giornata mondiale del gatto ieri, caspita. Va bene, dai, buona giornata, spero che questa diretta sulla disciplina, la routine e la noia che tutti pensano, immaginano che derivi dalla disciplina, ti abbia un attimo stimolato qualche riflessione utile. E buona vita. Sì, c'è un amico che lo usa sempre questo saluto, buona vita. C'era un altro che diceva espavo, che è un saluto, cercalo in internet che lo trovi,
buona giornata.